La dea greca della saggezza ci guarda con austerità dal capolavoro di Klimt, dove si mischiano mitologia antica e moderna psicologia. Nella Vienna del suo tempo, non solo artisti e scrittori, ma anche uomini di scienza come Sigmund Freud erano affascinati dal potere dell'inconscio. Atena non impersona tanto la divinità della ragione quanto l'archetipo primitivo dell'autorità e forza femminili. In questo quadro straordinariamente reale, agli esseri soprannaturali viene attribuita una presenza solida, come se venissero osservati ad uno stadio naturale. La dea della saggezza afferra l'incarnazione maschile dell'irrazionalità per i capelli arruffati. Riesce così a domare il selvaggio e incostante centauro, simboleggiando la forza femminile che salva il mondo dalle pazzie dell'uomo. In questa intensa opera del XIX secolo proveniente dal Bengala, l'irata Kali calpesta il dio Shiva. Kali è una dea rabbiosa e pericolosa, nata dalla fronte della dea Durga e porta una ghirlanda composta dalle teste dei demoni che ha mangiato. Si aggira sulla terra con rabbia e solo Shiva riesce a fermarla, lasciandosi calpestare da lei. Questo bassorilievo in argilla emana potere e magia insieme. La figura alata che leva le mani al cielo e rivela con orgoglio la propria nudità è caratterizzata da una maestosità sessuale che ricorda Ishtar, la dea mesopotamica del sesso e della guerra. Una combinazione certamente pericolosa, sebbene il pantheon mesopotamico includa divinità femminili e demoni altrettanto potenti. Che cosa sono quelle statuine femminili, formose e bizzarre, sopravvissute nelle caverne dove l'Homo sapiens si rifugiò dopo l'ultima era glaciale? La Venere di Willendorf è una delle più famose sculture di questo tipo, che rappresenta una delle prime creazioni artistiche dell'uomo. Una possibile interpretazione è che essa raffiguri una dea della fertilità. Questo ritratto di Diana, la dea vergine della caccia, è anche allegoria di Diane de Poitiers, amante del re e personaggio molto influente nella Francia del XVI secolo. Quando divenne amante di Enrico II, Diana aveva 34 anni, mentre lui soltanto 16, e lo tenne sotto la sua influenza per il resto della vita. In questo allegro ed allegorico ritratto, la marchesa di Seignalay, una delle vedove più ricche della Francia seicentesca, posa come la dea acquatica Teti. Nell'Iliade di Omero, il figlio di Teti è Achille, e infatti uno dei figli della marchesa è vestito proprio come il giovane eroe. I coralli e le conchiglie che decorano il dipinto simboleggiano i poteri sovrannaturali. Nelle Metamorfosi di Ovidio, il giovane Ateone stava cacciando nel bosco quando si imbatté per caso in un boschetto in cui Diana stava facendo il bagno. La dea lo punisce per averla vista nuda, trasformandola in un cervo, che verrà poi fatto brandelli dagli stessi cani da caccia di cui in origine era il padrone. Tiziano dipinge il momento del fatale scambio di sguardi tra i due. Bellona era una dea romana legata alla guerra, ma Rembrandt la dipinge in modo umano, forse fin troppo. Nella sua scintillante armatura appare grezza e poco marziale, mal equipaggiata nel suo abito di metallo, tuttavia pronta a difendere la sua patria. La dea della guerra indica che, per quanto gli olandesi siano un popolo umile, difenderanno sempre il loro mondo e la loro moralità con testardo eroismo. La dea Fortuna è sopravvissuta a molte epoche della storia dell'uomo, poiché simboleggia pienamente l'instabilità di molti aspetti della sua vita, come il commercio e la salute. Rachel de Ruvigny si tramuta in questa fortunata divinità nel dipinto di Van Dyck, che rende fin troppo palese la buona sorte della donna. Ricca, raffinata e grazie a questa benedizione artistica, una delle personalità più influenti del suo tempo. Lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!